Sì, è un peccato perché la partita è stata abbastanza equilibrata. Abbiamo concesso qualche tiro da fuori, no? Che spesso ci siamo abbassati e gli avversari sono arrivati al tiro qualche volta, però complessivamente ho visto che i ragazzi hanno voglia, hanno lottato. E dispiace, l'unica nota stonata, sono più arrabbiato non per i due punti persi, diciamo così, perché l'avevamo in mano e poi una prodezza su punizione ha rimesso tutto in discussione, però la mia arrabbiatura è più perché sicuramente perderemo Maiello per troppo tempo, l'abbiamo perso e mancato già in questa partita, abbiamo dovuto adattare a Campora e in organico al momento disponibili non abbiamo in quel ruolo nessuno perché Benali è un po' acciaccato e comunque è un adattato come mediano perché è più mezzala, Maita è infortunato, quindi il mio dispiacere oggi è questo, però la squadra ha lottato e sappiamo che c'è da lavorare per inculcare una mentalità più aggressiva. L'ho visto qualcosa a sprazzi, per esempio dopo che siamo andati in vantaggio come se si fossero scrollate, avevamo iniziato a girare palla da dietro con più velocità, ecco, e con più personalità e poi purtroppo non siamo riusciti neanche a chiuderlo in qualche ripartenza. Ma sicuramente qualcosa c'è perché come ho detto prima, dopo il gol io invece l'ho visto un po' più con una certa personalità perché fino alla punizione noi dal gol in poi non abbiamo rischiato più niente, anzi abbiamo sfiorato il raddoppio con una palla di Nasti su Moriachioli che gliel'ha data un pochettino corta, che lì andava a tu per tu col portiere e lì ho visto un po' di personalità, però è stato un episodio, un calcio piazzato, una protezza del singolo, non abbiamo avuto paura di portare a termine il risultato. Dico che abbiamo giocato anzi con più personalità, ripeto, però ho visto a sprazzi qualche bella giocata, diciamo, per arrivare negli ultimi metri e nonostante non avessimo fatto con una certa proposta di gioco con continuità, le occasioni le abbiamo avute, le abbiamo avute anche dopo l'1-1 con Moriachioli e quindi da questo punto di vista la squadra vuole sbloccarsi in questo senso, c'ha la voglia per farlo e noi dobbiamo aiutarle. Ripeto, ho il problema adesso del mediano, dell'unico regista, questa è la cosa su cui devo riflettere, come ovviare a questo problema che per noi è un giocatore fondamentale Maiello e anche oggi ci serviva parecchio. Quello che volevo vedere l'ho visto a sprazzi, ancora dobbiamo avere la continuità per farlo, dobbiamo essere un po' più aggressivi più in avanti quando siamo nella nostra tre quarti, qualche volta abbiamo concesso qualche tiro in più, pericoloso solo una parata ha fatto Brenno, poi non è che sono stati pericolosi, però noi per mentalità dobbiamo crescere tanto perché dobbiamo alzare un pochettino il baricentro con continuità e non a sprazzi. C'è la voglia da parte di tutti e quindi da questo punto di vista siamo fiduciosi perché i ragazzi si applicano per cercare di fare esprimere un calcio più continuo e più propositivo. Diciamo che c'è la voglia da parte di tutti, non è che non possiamo perdere tanto tempo perché il campionato è ancora lungo, però dobbiamo cercare di affrettare il più possibile determinate giocate, oliare meglio i movimenti per riuscire ad arrivare con più continuità negli ultimi metri, soprattutto perché davanti poi abbiamo giocatori che sanno anche saltare l'uomo. Oggi Dio è tornato dall'inizio, ha fatto una buona gara, è uscito, mi hanno chiesto i fisioterapisti, mi hanno detto che aveva crampi, quindi l'ho dovuto togliere perché ha fatto bene. Dobbiamo recuperare la condizione di giocatore non perché avessero lavorato male, ma perché magari chi è arrivato in ritardo, chi ha avuto qualche infortunio, sicuramente questo incide nella prestazione globale, però io vedo positivo, ecco, perché i giocatori che sono arrivati a Bari sono giocatori che ancora non abbiamo visto al top, perché giocatori che hanno vinto anche questo campionato, di conseguenza tireranno sicuramente fuori le loro qualità e aiuteranno la crescita di squadra. Ma il primo tempo all'inizio stavamo cercando di fare o di sviluppare qualche manovra, sicuramente ci ha un po'
penalizzato l'uscita di Maiello, è stato un colpo per tutti, anche come dicevo prima abbiamo dovuto stravolgere chi è entrato, ha fatto bene a campo in un altro ruolo, sicuramente avevamo preparato 15 giorni determinate situazioni che non abbiamo potuto fare al 100%. E anche psicologicamente Maiello è un leader di questa squadra, la sua uscita ci ha fatto un po' il primo tempo soffrire, nel secondo tempo sicuramente abbiamo avuto qualche cosa in più, abbiamo fatto qualche cosa in più, ripeto, e quindi il risultato sicuramente dà un entusiasmo diverso, ecco. È chiaro che dispiace che ancora ci siamo andati vicini e subirlo in questa maniera certamente non aiuta, però noi dobbiamo essere più forti delle avversità, tra virgolette, perché abbiamo il potenziale per fare bene e per iniziare a vincere partite. Senta, l'infortunio di Maiello, in seguito ad un contrasto, perché eravamo distratti, seguivamo l'azione nell'altra metà campo, oppure si è fatto male da solo? Ma questo non l'ho visto, c'è stato un contrasto, penso adesso non so se poi è caduto male, non l'ho ancora... Gli è caduto su, quindi è una cosa purtroppo brutta. Pensa, parlando di un singolo, Aramu l'ha sostituito dopo il primo tempo, deve ancora crescere da un punto di vista fisico, deve ancora capire meglio poi quelle che sono le sue richieste da un punto di vista tattico, come...